in a beginner. Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi, finalmente è arrivata la notizia ufficiale dell'aggiornamento del 7 febbraio per Rules of Survival. Ragazzi, una notizia ufficiale lunghissima che ho tradotto personalmente ieri notte per voi in italiano e che ci elenca tutto quello che arriverà mercoledì 7 febbraio. Prima di andare ad addentrarmi parlando di quello che ci dobbiamo aspettare, voglio leggere paro paro, riga per riga, la lettera di ringraziamento che NetEase, il team di sviluppo, ha voluto rilasciare a tutti noi giocatori che hanno contribuito al successo di questo videogioco. Sopravvissuti, siamo lieti di annunciare che Rules of Survival ha raggiunto 100 milioni di download in tutto il mondo. In appena 2 mesi, ROS è in cima alla lista di 48 paesi, compresi gli Stati Uniti. Ora ci sono oltre 15 milioni di giocatori al giorno, 20 milioni di giocatori femminili. Non so bene perché l'abbiano voluto specificare. Tutto ciò è stato possibile grazie al supporto di voi incredibili giocatori di ROS. In cambio di tutto il vostro fedele supporto, una volta completato l'aggiornamento, le regole di sopravvivenza, Rules of Survival, sarà lasciato a livello globale. Questa versione include un'enorme nuova mappa, Fearless Florid, che è quella che abbiamo visto noi, quella grande, insieme a nuove opzioni di combattimento in mare, terra e aria. Nella nuova mappa, i sopravvissuti potranno pilotare veicoli nuovi di zecca, come l'Aliante, il Camion e il deltaplano a motore. Però qua parlano di Aliante, lo leggo anch'io per la prima volta, non lo so. Possono anche sperimentare nuove corsie preferenziali, loro le chiamano zip lines, le andremo poi a specificare più avanti nel video, interattive, e troveranno delle mine terrestri disseminate sulla mappa. Inoltre abbiamo anche preparato molte nuove interessanti armi da fuoco su Fearless Florid, il nome della nuova mappa. Speriamo che questi cambiamenti offrano ai giocatori un'esperienza di gioco nuova ed eccitante. Questa era proprio una lettera di ringraziamento personale a tutti noi da parte della NetEase. Ma andiamo subito ragazzi a vedere proprio l'aggiornamento e il punto principale. Grande così, nuova mappa ragazzi, Fearless Fjord. Fearless vuol dire senza paura, Fjord non lo so, però Fjord senza paura, diciamo, non lo so. È stata aggiunta questa nuova mappa da 64 km quadrati che comprende ragazzi un sacco di aree, paludi, montagne, giardini, campi coltivati, parlano anche di miniere. Io non le ho mica ancora viste le miniere, però sembrerebbe che ci siano anche dei passaggi sotterranei. Si potrà scaricare, si dovrà scaricare direttamente dal gioco, sarà facilissimo. Quando uscirà l'aggiornamento avremo la possibilità di andare a selezionarla nel menu principale, la scaricheremo e la potremo utilizzare. Hanno aggiunto la modalità solo, quindi quella dove si gioca da soli, 300 giocatori contemporaneamente, lo sapevamo, ve l'avevo già detto, e nuova modalità di squadra, 120 giocatori, quindi lo squad team non è più da 60 ma è da 120. Alcune regioni, dicono infatti, alcune aree di questa nuova mappa avranno posizionate casualmente delle mine anti-uomo e delle mine anticarro. I giocatori che andranno sopra queste mine, mi sembra ovvio dirlo ma lo diciamo comunque, subiranno dei danni, non dice che verranno uccisi, quindi potremmo solo subire dei danni, così come subiranno dei danni i veicoli che ci andranno sopra. Aggiunte le zip lines, allora
vedrete, ragazzi, in alto a sinistra, dove c'è il radar che voi potete cliccare per aprire e farlo diventare una mappa completa, delle linee rosse, delle strade dipinte di rosso. Quelle strade ci dicono i giocatori possono utilizzare queste strade per muoversi in maniera più veloce. Io non le ho ancora provate, ragazzi, sono curioso di vedere insieme a voi che cosa cambierà di questo modo con queste linee. Ovviamente, ragazzi, le abbiamo già viste, ma qua andiamo proprio a specificarle: introduzioni delle nuove armi ACR, AN94, Vector, MP5, P90, QBU88, M110, Saiga 12K, VRO e RPG, ragazzi. 10 nuove armi disponibili però nella mappa nuova, non in quella vecchia, penso, perché non ci dicono che sono disponibili in quella vecchia. Allora, i fucili d'assalto sono l'ACR, che è un fucile d'assalto praticamente simile alla R15 che già conosciamo, la N94 che è un fucile un pochettino più piccolo, però alta precisione per questo fucile, alle doppia modalità, sia il fuoco singolo che la raffica, e il danno in modalità singolo è secondo solamente al danno della KM. Per quanto riguarda, ragazzi, le mitragliatrici leggere, la SMG, abbiamo il Vector, quella stranissima, che è una mitragliatrice leggera americana molto molto stabile, velocissima nello sparare ma non fa tantissimo danno. L'MP5, che è sempre un'altra mitragliatrice leggera ma tedesca, ancora più veloce del Vector, stabile e davvero davvero potente, seconda solamente all'MP7 che già conosciamo. La P90, beh, la P90 è famosissima in tutto il mondo, è una mitragliatrice leggera fabbricata in Belgio e tra l'altro, ragazzi, velocissima anche questa da sparare, e tra l'altro è una di quelle poche mitragliatrici che non ha bisogno proprio di trovare tutti i vari attaccamenti per poterla rendere un'arma perfetta. Questa, quando la trovate, la potete già usare così e fa veramente veramente male. Passiamo ai fucili da cecchino, ragazzi, abbiamo il QBU88 che è un cecchino semi-automatico, ragazzi, quindi molto molto interessante. Ha un danno fortissimo, altissimo, ma anche un rinculo molto molto insistente, quindi attenzione. Ha più alto, per dirvi, dell'SVD, ecco, se volessimo essere precisi. Però, ragazzi, possiamo controllare questo fattore trovando il grip, no? Come si dice, l'impugnatura, quella che lo migliora in giro, ovviamente, per la mappa. L'M110, un altro fucile di precisione, è un fucile a cecchino classico che viene fornito già con un 4x installato dentro, fa più danni dell'AVM. Passiamo, ragazzi, ai fucilozzi a pompa. Abbiamo il Saiga 12, anche questo famoso a livello mondiale, è il primo fucile, no, il secondo, perché abbiamo la A12 di già in rosso, il fucile a pompa semi-automatico. Può essere ovviamente equipaggiato con un bel po' di attaccamenti e tra l'altro può essere dotato anche di mirino. Poi, ragazzi, passiamo ad un fucile a pompa molto molto interessante, il VRO. Intanto arriva gente che si iscrive mentre sto registrando. Il VRO, ragazzi, è un fucile a pompa che ha ovviamente la modalità a fuoco singolo, e la cosa particolare è che ha solamente un colpo disponibile nel caricatore, quindi un colpo alla volta. Ovviamente non sto neanche a ricordarvi che ovviamente può killare con un colpo solo i giocatori nemici, e tra l'altro, ragazzi, il VRO colpisce anche da media distanza, quindi molto molto interessante. E per concludere, ragazzi, aggiunto l'RPG, il lancia razzi. Qua non ve lo sto neanche a dire, lo andremo a vedere assieme per il gran divertimento che ci dovrà assolutamente lasciare questo RPG. Prima di andare avanti, ragazzi, io ve lo ricordo sempre di lasciare un bel pollicione in su se vi sta piacendo questo video, e mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. Fate un salto anche sulla pagina Facebook Rules of Survival ITA Official per rimanere sempre aggiornati insieme a me su tutto quello che c'è di ROS tradotto in italiano. Hanno aggiunto, ovviamente, l'abbiamo già visto, il deltaplano, ragazzi.
può contenere fino a 5 giocatori, cioè tutta la squadra può volare in giro per la mappa come se non ci fosse un domani. Hanno aggiunto l'Overcraft, anche questo con 5 posti a sedere, che può viaggiare sia sulla terra sia sull'acqua. Hanno aggiunto il camion, che abbiamo visto anche questo, che invece può contenere fino a 6 giocatori. Non sappiamo bene perché. Parliamo, ragazzi, questo è solo l'inizio. Parliamo degli altri contenuti che ci dà ROS con questo aggiornamento. Hanno aggiunto, e qua devo ancora capire bene cosa vuol dire, aggiunta una nuova arena moneta d'oro. Qui i giocatori porteranno le monete d'oro e quando uccideranno gli altri giocatori potranno raccogliere anche l'oro. Ragazzi, hanno, sembrerebbe, aggiunto un'arena per il PvP. Non so altro. L'evento di San Valentino, ragazzi, non ci lasciano mancare niente. Nuovo evento in inizio dal prossimo aggiornamento di San Valentino. I giocatori che completeranno delle missioni inerenti all'evento sbloccheranno degli oggetti unici ovviamente nel gioco, e per l'occasione i bendaggi, le bende che ci sono in game, vengono trasformate in rose, come a Natale quando avevamo visto erano trasformate in caramelle. Hanno aggiunto una modalità lettera d'amore di San Valentino. I giocatori potranno scrivere i loro sentimenti più intimi su queste lettere e mandarli ad altri giocatori. Non sappiamo bene perché, ma hanno fatto anche questo. Ragazzi, hanno aggiunto la funzionalità respirazione sott'acqua. I giocatori da adesso potranno andare sott'acqua. Ci sarà una barra con il nostro ossigeno. Quando questa barra finisce, non moriremo, ma inizieremo a subire danni alla salute. Perderemo i nostri HP. Aggiungeranno le camo per i veicoli, ragazzi, ma quanta roba ci danno in questo aggiornamento. Veicoli personalizzabili, ragazzi, nuove camo coloratissime, bellissime, da sbloccare per i nostri veicoli. E hanno aggiunto anche una nuova interfaccia di accesso. Per quanto riguarda, ragazzi, invece l'esperienza generale, se un giocatore si disconnette dal gioco mentre è stato eliminato, la persona che lo ha abbattuto riceverà l'uccisione. La persona che lo ha abbattuto riceverà l'uccisione. Questo non l'ho capito neanche io. Hanno migliorato l'interfaccia, quella dei sedili nel veicolo. Praticamente da adesso il giocatore, quando andiamo per salire su un veicolo, possiamo decidere su che posto sederci, 1, 2, 3 o 4, così. Hanno ottimizzato la modalità di osservazione quando si va nel gioco, quindi il free mode, io lo chiamo il free look, no? Quello che l'occhio praticamente, quello lì. Hanno sistemato e migliorato la funzione di ricerca degli amici, è stata ottimizzata. Stanze personalizzate, aumentato il limite di giocatori a 300 che possono entrare in una stanza personalizzata. Io sinceramente queste stanze non le ho mai viste, non le ho mai usate. Hanno sistemato alcuni pulsanti che non funzionavano bene, non ci spiegano bene quali, e ottimizzazioni generale di tutto il gameplay. Hanno sistemato e migliorato anche lo sfondo del negozio, non ci dicono che cosa abbiano fatto. Hanno aggiunto una scheda di interfaccia per i supply box. Praticamente possiamo vedere che cosa c'era la settimana precedente nei box. Non so bene neanche questo a cosa ci serva. Hanno anche sistemato, ragazzi, anzi hanno aggiunto una musica nella parte iniziale, dove la lobby, chiamiamola così, dove ci siamo tutti nella nuova mappa, e hanno sistemato anche il rendering degli altri giocatori durante la parte iniziale della partita. Ovviamente ci ricordano sempre anche che migliorano di giorno in giorno tutte le misure anti-hack, quindi possiamo stare tranquilli. E poi hanno fatto un sacco di fix dei bug minori che non ci hanno neanche voluto elencare. Beh, ragazzi, io direi che vi ho detto veramente tutto. Se vi è piaciuto questo video, lasciate un bel like e mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi al canale. Noi ci vediamo presto! Ciao!